La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Cosa può essere una ragionevole prova per dimostrare che gli alieni hanno già visitato in passato la Terra? Trovare un manufatto alieno in una tomba, tempio egizio sarebbe una bella prova diretta. Però obiettivamente è quasi impossibile da sperare di trovare un tale manufatto, a causa del principio di neutralità. Invece cercare dei rotami di navi spaziali aliene? Purtroppo un paleocontatto non è un UFO crash, quindi, cosa può essere una ragionevole prova? Tutti vorrebbero trovare una traccia diretta, sperare di trovarla nel passato è alquanto improbabile. Più facile è invece trovare tracce indirette, ossia seri indizi, che gli alieni ci abbiano visitato, dato che di questi tipi di tracce dovrebbero essercene molte. Considerando che dovrebbe esserci stata un'influenza socioculturale aliena, sulla società terrestre soggetta al paleocontatto. Quali possono essere delle tracce indirette? Una costruzione impossibile, che non avrebbe potuto essere eretta nel contesto storico in cui è datata, è certamente una traccia indiretta, solida e concreta. 2. Un mito coerente con i culti del cargo, che mostri un deo, che abbia delle congruenze con delle razze aliene attese, è certamente una traccia indiretta. 3. Una raffigurazione di un deo, che da mito, diventi un probabile alieno deo, qualora la sua raffigurazione rispettasse qualche legge biologica, è certamente una traccia indiretta. 4. Una raffigurazione di un artefatto tecnologico, che non poteva essere presente in quel contesto storico, è certamente una traccia indiretta. 5. Conoscenze scientifiche e nozioni astronomiche fuori contesto storico, sono altre ragionevoli tracce indirette. 6. Usi e costumi sociali, che siano strani rispetto alle culture vicine, sono certamente delle tracce indirette. Se poi tutti questi indizi e tracce indirette, delineassero un razionale sistema di evidenze, che sia coerente al contesto storico, allora si potrebbe parlare di un unicum organico, che forma una prova, circa l'esistenza di un paleocontatto alieno. Volete saperne di più? Dovete leggere o consultare, Discontinuità architettonica egizia, di terza specie in H1, versione 3.0. Dunque un paleocontatto, produce sempre degli effetti nel tempo? Sì. Quali sono? Se volete saperne di più, dovete leggere o consultare, Duat, effetti della discontinuità, architettonica egizia, di terza specie in H1, versione 4.0, l'ufologia osservata con strumenti di paleoufologia razionale, versione 1.0, paleocontatti indiretti, versione 1.0, ad affermazioni straordinarie, occorrono prove straordinarie? Sì, sempre, ok, volete davvero vedere le astronavi e gli alieni? Qualche caso vero nella letteratura ufologica c'è, così come delle relazioni matematiche tra gli eventi ufologici. Se volete saperne di più, dovete leggere o consultare, Modelli ufologici quantitativi, versione 3.0. Adesso passiamo alle obiezioni scientifiche, contro l'esistenza di UFO ed alieni in visita sulla Terra. Le distanze siderali tra i sistemi stellari nella nostra galassia, sono così ampi, che nessuna cultura aliena potrebbe superarle per giungere sulla Terra a studiarci. È una superba obiezione medievale, antropocentrica. Perché se noi umani non siamo stati capaci sino ad oggi di viaggiare nello spazio in modo efficiente, non è detto che delle culture aliene non ne siano capaci. Noi umani siamo di razza mammifera, anche a causa del fatto che nel nostro sistema solare esistono ampie fasce di asteroidi da cui cadono tegole cosmiche. Non tutti i sistemi solari nella nostra galassia è detto che abbiano un tetto stellare così terremotato, per cui è razionale ritenere che, se non fosse caduto il meteorite, che ha estinto i dinosauri, noi terrestri, oggi saremmo stati sauri sapiens oppure insetti sapiens e senza 65 milioni di anni di ritardo evolutivo. Riflettete gente, riflettete, sulla paleoufologia razionale. Se siete interessati, dovete leggere o consultare, Elementi di paleoufologia razionale, versione 2.0. La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente.